Salve a web spettatori di Nano TV, siamo qui alla pasticceria Charlotte di Cardito con Antonio Castaldo per presentare la sua nuova creazione culinaria in occasione del lancio di questa nuova golosità. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Allora, cosa ci presenti per questa occasione? Sì, come voi già avete avuto modo di vedere presso questa televisione di Nano TV, noi già abbiamo presentato il mese scorso il tortetto di San Biagio, poi dopo siamo andati al Bunga Bunga, un dolce che ha avuto abbastanza successo, che una televisione, ci è arrivata notizia che una televisione di Milano ha catturato questa immagine e sta pubblicando per Milano. Forse il cavaliere un giorno verrà a chiedere anche lui questo dolce in Bunga Bunga. Ma non fermiamoci a questo, parliamo dell'attuale, parliamo del nostro goleador, il nostro matador Edison Cavani. Abbiamo fatto un po' di ricerca e abbiamo saputo che lui già da 4 anni, all'età di 4 anni, faceva questo dei gol fantastici. E infatti il primo regalo che gli è stato offerto a questo al matador è stato proprio un gelato fatto al latte e panna e vaniglia. Quindi noi abbiamo cercato di portare questa cultura sudamericana qui a Napoli, ma mettendoci un po' del nostro, quindi avendo un po' di colandolo di azzurro, colandolo con le sue favolose doppiette e triplette che fa con i suoi gol, quindi avendo delle bombe, vere e proprie bombe. Infatti questo dolce, la torta, si chiama torta Cavani, quindi è una bomba Cavani. All'interno che cosa ci sta? C'è un cioccolato con un biscotto farcito a crema a vaniglia e a cioccolato, con le vere bombe all'interno, bombe scoppiettanti. Non ci siamo fermati a questo, abbiamo creato anche il gelato Cavani. Se il cameraman può pochettino illustrare, sono le bombette di Cavani, quindi un gelato come lui piace tantissimo, ma l'abbiamo arricchito con lo zucchero di canna e con le vere bombe, queste bombette che all'interno, quando si mangiano sotto il nostro palato, scoppiettano proprio come scoppietta i gol che fa il nostro matador. Va bene, quindi ci vuole parlare un po' della vostra attività, che è storica qui a Cardito, in Piazza Madonna delle Grazie. Da quanto tempo svolgete questa attività? Allora, io svolgo questa attività di pasticcera, sono quasi 45 anni, quindi ho iniziato a Caivano presso la pasticceria Tina, dove tutti conoscete, ma poi sono circa 30 anni che sto a Cardito nel corso Camillo Daniele e sono 10 anni che siamo spostati in Piazza Madonna delle Grazie. Noi ringraziamo tutti i cittadini carditesi e dei paesi limitrofi che ogni domenica ci onorano della loro presenza e noi cerchiamo di regalargli degli ottimi dolci. Voi siete affiliati all'Associazione Pasticceri Napoletani, giusto? Sì. Ed avete avuto molti riconoscimenti sia a livello locale che nazionale. Sì. Infatti abbiamo una bellissima bacheca stracolma di trofei di riconoscimento. Abbiamo vinto attraverso mio figlio Giampiero, che è stato campione italiano per 2 volte, è stato finalista al mondiale di pasticceria nel Lussemburgo, ha partecipato nel campionato del mondo in Portogallo, ma ha tantissimi premi, ha vinto il trofeo Vesuvio, ma non è solo lui, possiamo dare tanto riconoscimento a mia moglie che ci offre queste bellissime confezioni ed è stata campione italiana nel 2002, campione italiano di vetrinista, quindi abbiamo una famiglia di veri campioni. Penso che il pubblico può venire benissimo qui dandoci fiducia e noi non possiamo ringraziarlo con ottimi dolci, ottimi risultati che noi abbiamo, si sono sempre riconosciuti. Ringraziamo il signor Antonio Castaldo e invitiamo i cittadini carditesi non solo a degustare questa nuova specialità, il gelato Cavani, che sta portando e speriamo porti fortuna anche alla squadra di calcio. Certamente. E ricordiamo che il video sarà disponibile su napolinord.it. Grazie. Grazie.